Vado? Allora, abbiamo appena visto quello che ci racconta il libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse è un libro interessante per il nome stesso che ha. Perché si chiama Apocalisse? Ebbene, la spiegazione di perché si chiama Apocalisse la trovate sulla Treccani, no? Perché vi dice che Apocalisse vuol dire rivelazione, infatti viene anche chiamato il libro della rivelazione. Ora, io che non ho fatto il liceo classico, ma ho fatto l'ITIS prima di fare l'ingegnere, quindi l'ultima volta che ho studiato italiano, non lo so, ma sono diversi decenni fa, mi sono fatto la solita domanda che si fa al bambino giù in fondo alla classe. Ma scusa un attimo, se io stasera sono uno di voi e vado dai miei due figli e gli dico vi devo fare una rivelazione, tu non vai dai tuoi figli e gli dici vi devo fare un'apocalisse, perché se gli dici così come minimo ti fanno il test dell'alcol per dire pa, cioè che hai fatto stasera. E allora perché la Treccani mi dice che apocalisse vuol dire rivelazione? Perché secondo me è uno di quei casi dove si sono invertiti la causa e l'effetto, no? Proprio perché il libro dell'Apocalisse viene chiamato libro della rivelazione, allora la parola Apocalisse deve voler dire rivelazione. Infatti la spiegazione che c'è, diciamo, della etimologia della parola dal greco non sta davvero in piedi. C'è una spiegazione alternativa che, come Honoré de Balzac ci ha detto fin dall'inizio, casualmente torna perfettamente. La vediamo insieme. Apocalisse per noi italiani è facile da associare a due altre parole che le pronunce insieme suonano uguale. Epoca e ellisse. Epoca e ellisse. Sempre dall'enciclopedia Treccani, epoca dice, o per essere più precisi, epoché asteron. E Kaiser, cioè non ho ancora iniziato a cercare sta cosa e già mi parlano di astri. Significa l'arresto o la posizione degli astri, significa trattengo, sospendo, occupo un posto. È il concetto delle lancette dell'orologio, cioè la posizione delle lancette dell'orologio è un'indicazione temporale, vi dà il tempo. Ed è lo stesso concetto, la posizione di un astro in un'orbita vi dà un'indicazione temporale, da cui la parola epoca che ha un significato temporale. Quindi l'etimologia della parola epoca è astrale e ha a che vedere con una precisa posizione di un oggetto astrale nella sua orbita. Beh, ellisse. Ellisse è un'orbita di un oggetto astrale. Quindi se io uso la mia logica da ingegnere e non da diciamo etimologo, non so come cavolo si possa chiamare, o personaggio influenzato un po' troppo dai testi religiosi, direi che si possa tranquillamente argomentare che la parola apocalisse, nel suo significato moderno, quello che noi usiamo di immane catastrofe, perché noi quando diciamo apocalisse stiamo parlando di una catastrofe, non di una rivelazione. Ma chi di voi dice apocalisse per significare rivelazione? Assume i connotati di un corpo celeste in una precisa posizione al momento della sua orbita ellittica. Viene in mente qualcosa? Viene in mente qualche cosina su quella intersezione di cui vi parlavo? Non vi viene in mente un orologio cosmico che ti dice che quando scatta l'ora X c'è quella famosa intersezione con questo corpo cosmico e questo scatena l'inferno in terra, l'Apocalisse, che viene descritta nel libro dell'Apocalisse. Guardate come va subito tutto a posto. Va tutto subito a posto. A questo punto faccio sempre la prova del 9, perché il metodo scientifico prevede che sia ripetibile la cosa. Chi è che mi dice, non chi ha letto i miei libri, chi non l'ha letto è autorizzato a rispondere. Chi è che mi dice un sinonimo nella lingua italiana di apocalisse? Catastrofe. Cat, astro, fe. Astro. Un altro. Disastro. Dis, astro.
scusatemi, alla terza per me è una prova, come sapete. La prima va bene, la passiamo, la seconda è una coincidenza, la terza è una prova. Bene, quindi anche la lingua ci conferma quello che abbiamo dedotto. Questo è un testo del 1868. Più i libri sono vecchi, più sono buoni, più c'è scritta la verità. Più sono nuovi e più sono ad uso delfini. Ok? Questo si chiama Il Festival della Morte ed è stato scritto da Robert Grant Halliburton. Narra una ricerca scientifica fantastica che parte da questo punto, da questo stimolo, diciamo. Quando gli spagnoli sono arrivati in Perù, hanno scoperto che le popolazioni locali festeggiavano la festa dei morti esattamente il 1 e il 2 novembre. E capite bene che è un po' come Platone che ha pescato 11.600 anni per la data di... Cioè, questi sono arrivati e hanno detto, ma com'è possibile? Noi cattolici che arriviamo per la prima volta qua, festeggiamo la festa dei morti l'1 e il 2 di novembre, e voi, cioè indios, incivili, pagani, eccetera, insomma, festeggiate la festa dei morti l'1 e il 2 di novembre, con tutti i giorni dell'anno, eh? Fra l'altro, con delle evidenti analogie rituali, no? Bene, da qua è partito, ha fatto uno studio per scoprire che fondamentalmente tutte le civiltà del pianeta, con pochissime eccezioni spiegabili, fra l'altro, e di questo ne parlo negli Dei del Diluvio, festeggiano più o meno nello stesso modo la festività dei morti intorno alla fine di ottobre e all'inizio di novembre. Tutti. E tutti parlano di un diluvio, e tutti parlano di una pioggia di fuoco, e tutti parlano di una pioggia di stelle. Che siano gli aborigeni dell'Australia, che siano i greci, che siano gli antichi ittiti, che siano i maya, chiunque ne parla. E com'è possibile? Si sono messi tutti d'accordo? Tra l'altro come si sono messi d'accordo? È possibile con un semplice e banale motivo, che quella è un ricordo di un evento reale da cui sono passati tutti e se la sono segnata sta cosa. Si sono segnati fine di ottobre, inizio di novembre, guardare per aria e guardare per aria con timore reverenziale. Che non si riaprano le cateratte del cielo, come dicono gli aborigeni australiani. Tra l'altro gli aborigeni australiani parlano che questa pioggia arrivava esattamente dalle Pleiadi. Come così come molti altri. Quindi questo testo è piuttosto interessante. Il codice Borgia, che è uno di quei pochi che non abbiamo bruciato nella nostra foga, diciamo, di cristianizzare il Sud America con i conquistadores spagnoli, ed è in Vaticano, è una serie di queste figure animalesche, come c'era scritto nel testo di Arretino, dedicato a Ciriaco d'Ancona. Ce n'è una particolare, qua vi faccio la storia un po' breve, nell'ultima riga, la terza, che vi evidenzio un po' meglio, anche riprodotta, quindi elaborata. Questo è riconosciuto come uno Tzontemoc. Lo Tzontemoc sono delle divinità maya della morte che a fine ottobre, inizio novembre, cadono dal cielo a testa in giù e portano la morte e lo sterminio sulla terra. E non cadono da sole, cadono insieme agli occhi della morte. Le vedete che questa divinità è circondata da occhi della morte, che sono frammenti meteoritici. Questo deriva da dei studi moderni di due o tre personaggi brillanti che menziono negli Dei del Diluvio. È molto interessante che i Maya avevano la capacità in un glifo di sintetizzare un concetto molto anche complesso. Lo vedete quel simbolo in basso a destra? Quel simbolo in basso a destra è la rappresentazione Maya di un serpente a sonagli, che è il simbolo per una costellazione planetaria. Provate un po' a indovinare quale costellazione planetaria? Le Pleiadi. Fra l'altro un serpente a sonagli. La simbologia è fondamentale. Il fatto che sia un serpente è fondamentale, il fatto che sia a sonagli è fondamentale. È un serpente perché voi provate a immaginare il cielo
al passaggio di un meteorite che entra in atmosfera, quindi che brucia, eccetera, lascia una scia che facilmente una popolazione primitiva potrebbe chiamare un dragone alato, un serpente sputafuoco, qualcosa del genere. Per questo compare così tanto la simbologia del serpente in queste rappresentazioni. Perché a sonagli, questa è la mia interpretazione, perché fa pure rumore e ne deve aver fatto di rumore quel serpente. Nei testi di Edfu, che vi ho fatto vedere un pezzettino, c'è scritto cosa ha affondato l'isola. È il grande assaltatore che è arrivato dal cielo, un serpente che è arrivato dal cielo. È scritto ovunque, credete. Ce l'avete anche scritto di nuovo in casa, questa volta non nella Bibbia. Questa divinità che scende dall'alto a testa in giù, che è rappresentata ovunque nei testi Maya, spesso e volentieri ha i capelli evidenziati, lunghi, una chioma. Sapete come si dice chioma in greco antico? Comet. La parola cometa deriva proprio da quello, chioma, chioma di capelli fluenti, perché da sempre è un simbolo con cui si rappresentano, capite? Cioè, quando uno dice unisci i puntini. Quindi questa divinità con i capelli fluenti che cade a testa lì in giù insieme a questi oggetti della morte, non la troviamo soltanto nelle rappresentazioni dei Maya. La troviamo un po' da tutte le parti. Che cos'è questa? Questo è il tarocco. Questo è un tarocco. È la carta 12 dei tarocchi. Quello che viene chiamato l'appeso. Ma guardatelo un po' bene questo appeso. Come ce l'ha sti capelli? Anche. Come ce l'ha i capelli questo signore? Fluenti, vedete? E quella roba illuminata che c'ha dietro la testa non è un'aureola, c'ha un altro significato. A testa all'ingiù, fra l'altro vi faccio notare altre due cose, quell'albero c'ha una forma molto particolare. È una? T. Taurus. Capite la simbologia? Ve ne faccio vedere un'altra che tutti mi hanno sempre chiesto. C'ha le gambe incrociate, perché ha la gamba incrociata in quella posizione? Come le raffigurazioni Maya, c'hanno sempre la gamba incrociata così. La mia interpretazione è che quella rappresenti l'incrocio orbitale che ha originato l'Apocalisse. Non siete convinti? Non siete convinti? Carta 12 è questa. Qual è la carta subito dopo la 12? Dai! Ah, però vi faccio vedere prima una rappresentazione di un tarocco bolognese della carta 12 e guardate cosa sono comparsi, gli occhi della morte, avete visto? C'erano ancora gli occhi della morte in mano, le due palle. Il serpente, c'è tutto nel simbolismo, è chiaro che dovete capire che è un simbolismo, chi ha fatto queste carte non aveva la minima idea di cosa stava facendo. Stava prendendo una conoscenza che gli arrivava dai millenni e millenni, e se ognuno cambia qualche virgoletta, poi insomma qualcosa cambia. Ma il messaggio è tutto lì, e si vede. E la carta dopo qual è? La morte. La morte, che coglie indiscriminatamente i regnanti e tutti gli altri. Quindi non è una morte per guerra, non è una morte per carestia, è una morte per cause cataclismatiche che non fanno differenza tra il ricco e il povero, il nobile e il proletario, o il plebeo, scusa, proletario. Non siete ancora convinti? Questa è un'altra rappresentazione della carta numero 13. E la morte dove sta? Sulla montagna di fuoco, sull'astro infuocato, quello del libro dell'Apocalisse che cade. Vi aggiungo di più, i Maya rappresentavano questi Tzontemoc, divinità della morte, anche come delle divinità che scagliavano delle frecce, delle lance sull'umanità e la distruggevano. Perché? Perché nella loro lingua originale la parola che indicava frecce e la parola che indicava meteorite era la stessa, suonava uguale. E questo cosa c'ha in mano sul tarocco? Una freccia su un astro infuocato. Non siete ancora convinti? Saremo a... qual è? Qualcuno ha tenuto il conto? Quanto siamo? 6 di coincidenze? Siamo 7? Qual è la carta che viene dopo? Cos'è successo dopo l'impatto che vi ho detto? Il diluvio universale è successo. Tra l'altro sapete perché è successo il diluvio, non perché ha piovuto tanto.
perché l'impatto è stato tale che la crosta terrestre si è spostata. Forse anche l'asse terrestre si è spostato. E noi siamo su una palla che gira a 1600 km all'ora e insieme alla palla girano gli oceani a 1600 km all'ora. Vi faccio capire da un punto di vista fisico che cos'è il momento di inerzia, no? Se voi avete un'auto e su quest'auto ci mettete una bacinella piena d'acqua sopra e poi andate a 100 all'ora, finché andate dritti l'acqua sta dentro la bacinella. Alla prima curva che prendete l'auto forse gira e l'acqua tira dritto perché conserva il momento di inerzia. Nel momento in cui fate spostare così la superficie della Terra a causa dell'impatto, l'acqua che non è ancorata esce dai bacini dei mari. Per questo il diluvio ha coperto le cime più alte e poi si è ritirato dopo qualche settimana, non perché ha piovuto tanto. C'è qualcuno che dice non è possibile perché non c'è abbastanza acqua per coprire le montagne. E chi ha detto che ce la deve aggiungere l'acqua? Se io prendo un secchio e ti tiro una secchiata, non è che ho inondato questa sala, ma t'ho bagnato comunque. Delle volte la logica non la capisco proprio. Cosa c'è in questa carta che viene dopo quelle altre? Lo vedete anche voi che c'è una divinità che versa dell'acqua lì sulla terra, ma c'è dell'altro di molto più interessante. Quante sono quelle stelle che vedete intorno? Sette. E poi ce n'è una diversa in mezzo che sembra più grossa e c'ha anche del rosso intorno. Tu dici, stai irrigando gli specchi. Righerò anche gli specchi, ma tanto li rigo in maniera coerente che rispettano tutto quello che abbiamo detto fino adesso. E se non mi credete, vi faccio vedere nelle altre culture quali sono queste immagini. Queste sono le culture del nord, e quello è Odino. E guarda un po', è appeso un albero con la gamba incrociata, coi capelli fluenti, col dito tocca la terra e sembra toccare l'acqua e generare delle onde, e in cielo. Cos'è quella roba che si vede in cielo? Non sembra un evento cataclismatico che arriva dal cielo? Questo? India. Questo è il distruttore. Testa in giù, gamba incrociata, la Tau, sotto vedete l'umanità distrutta. È tutto uguale in tutto il pianeta, si sono messi d'accordo. E si saranno messi d'accordo. No, non si sono messi d'accordo, se la sono segnata, non si sono messi d'accordo. Platone, per dirvi che Platone ci ha raccontato tutto, ma non appena presso di voi, questo è Soncis che parla a Solone, il sacerdote egiziano, quello che aveva tutti i testi che parlavano della vera storia, che quindi la conosceva e gliela raccontava a Solone. Ma non appena presso di voi e presso altri popoli viene inventato l'uso della scrittura, quindi appena sviluppate la civiltà e diventate colti e cominciate a creare una storia, e qua cominciate qualcuno a toccarsi, e di tutto ciò che serve per la città, ecco che di nuovo, nel solito spazio di anni, come una pestilenza, giunge il terribile diluvio dal cielo. E di voi lascia coloro che sono inesperti di lettere e di arti, sicché diventate di nuovo dal principio come giovani, non sapendo nulla di ciò che accadde qui, né di ciò che accadde presso di voi e che avvenne in tempi antichi. L'amnesia planetaria. Platone ce l'ha sempre descritta e qualcuno ha fatto pure la traduzione, probabilmente a scuola. Ebbene, non è un mito, è semplicemente storia, la verità scientifica che emerge. C'è una cosa bruttina in queste parole, l'avete vista tutti, la roba bruttina? Nel solito spazio di anni. E lui lo dice Soncis in un altro passaggio. Sono accaduti tanti di questi cataclismi e ne accadranno ancora, perché continuiamo a intersecare. Quindi cosa sapevano fare loro? Loro sapevano calcolare quando noi avremmo centrato la colonna di tir che viaggia su questa autostrada dell'inferno. Lo sapevano. E sapete perché lo sapevano? Perché ci hanno avvisato. A Noè gliel'ha detto Dio, a zio Sudra gliel'hanno detto gli Anunnaki, a Manu gliel'ha detto Vishu.
c'è sempre una divinità che ti avvisa, dice: oh, sbrigati, fai l'arca, fai un buco nella terra, scappa, cosa, perché sta arrivando. Non è che queste erano divinità, queste erano gente che sapeva calcolare il periodo in cui avveniva. Ora, la domanda potrebbe essere: e qual è sto periodo? C'è un vago sospetto che abbia a che vedere con metà del ciclo precessionale. Voi sapete quanto è il ciclo precessionale? 25.900 anni. Dividete 25.920 diviso 2, sapete ogni quanto accade questa cosa. E questo è il periodo. Stiamo. Ogni attraversamento in questi. Poi non è che sono precisi al giorno, eh? Però ogni attraversamento è da toccarsi. Quindi, e sappiate che siamo già in corsia d'emergenza, perché siamo a fine di novembre. Un'altra festività che celebra questa cosa, oltre alla festa dei morti, qual è un'altra festività? Halloween. Mi fanno morire queste cose. Parlando di Halloween, sto parlando della teoria di Max Carazzano. E i ragazzi mi guardano perché sto spiegando loro che Halloween. Il Massimo è il prete che dà del bigotto a quello che festeggia Halloween. E quello che festeggia Halloween, no, che gli dà del pagano a quello che festeggia Halloween, e quello che festeggia Halloween che dà del bigotto al prete, senza che nessuno dei due sappia, uno, una cippa di quello che stanno festeggiando, e due, che stanno festeggiando l'esatta stessa cosa. È bellissima questa cosa, è veramente bellissima. Viviamo nell'ignoranza più assoluta. Perché il disastro, come scrive anche Noè, sapete Noè quando dice che è salito sull'arca? Il 17 di novembre è salito sull'arca per il diluvio, quindi torna tutto. Perché siamo stati colpiti in quella intersezione, che non vuol dire che non possiamo essere colpiti. Però per esempio io le menziono Tunguska, 31 giugno 1908, e l'altra delle due circostanze, l'altra è Barkol Crater, di cui vi ho parlato prima, in cui la nostra civiltà si è salvata. A Tunguska due meteoriti da 100 metri, forse meno di diametro, sono scoppiati a 5 km d'altezza. Tunguska è nel mezzo della tundra siberiana. 3-4 secondi dopo, se fossero entrati in orbita 3-4 secondi dopo, noi il 31 di giugno celebreremmo qualche milione di morti nell'Europa occidentale. Per cui è solo questione di fortuna. Gli uomini che sopravvissero al diluvio furono trasformati in scimmie, ma lentamente recuperarono la parola e la ragione. Qui è dall'altra parte dell'oceano, dicono le stesse cose che Platone diceva da questa parte. Ci hanno resettato. Quindi non siamo usciti dal paleolitico e siamo andati nel neolitico. Noi eravamo già avanzati, siamo ritornati al paleolitico e poi piano piano, come dice Platone, abbiamo recuperato l'uso della scrittura in attesa la prossima botta. Bene, diciamo due cose di questa civiltà che c'era prima, perché ormai l'abbiamo capito che c'era, perché non è che navigavano soltanto questi, ci sarebbe, adesso che spero di aver conquistato la vostra fiducia, ci sarebbe veramente da divertirsi, perché questi signori facevano queste cose. Questo è un muro poligonale, è un muro fatto innanzitutto con una pietra durissima, che a seconda delle circostanze diorite, andesite, granito, sono pietre durissime. Per farvi capire, noi diciamo duro come il marmo è una delle pietre più tenere che ci siano. Un granito non si riesce a lavorare se non con macchinari della Maronna e si riesce a fare un pianale di granito. Quella roba lì, che fra l'altro è rimasta così in una zona sismica per migliaia di anni e non ci infili uno spillo, non si riesce a fare, noi oggi non riusciremo a farle quelle cose lì. Fra l'altro vi faccio anche notare, ma perché fare una roba così? Sembra quasi uno schiribizzo artistico.
no? E qualcuno mi vuole convincere che l'hanno fatta gli Inca, che fra l'altro dicono che loro non le hanno mai fatte quelle cose. Cioè loro dicono noi non le abbiamo mai fatte, ma sui libri c'è scritto che hanno detto che le hanno fatte loro. Ma perché c'è scritto quello? Perché sennò non saprebbero chi dire e dovrebbero ammettere che c'è un buco, come se dire non lo so fosse un disonore, una cosa. Allora bisogna dire una balla grande come una casa, perché dire non lo so sembra essere un problema. Non lo so. Sono sicuro che non l'hanno fatta gli Inca, ma non lo so. Qui siamo a Machu Picchu, quindi siamo a 2500 metri d'altezza. Io a 2500 metri d'altezza ho difficoltà a respirare, perché sono un po' asmatico. C'era qualcheduno, gli Inca, sempre gli Inca, che si divertivano a sagomare le pietre in questa maniera per tappare il buco tra due pezzi di roccia naturale a 2500, senza nessuno scopo funzionale, così si divertiva. Come lo facevano e perché? Erano scemi questi qua? E qui siamo a Cuzco, le strade di Cuzco. Qui si comincia a capire tutto, perché su questa strada c'è scritto tutto. Si vede palesemente cosa si vede qua. Si vedono questi muri poligonali assurdi che stanno in basso. E sopra cosa si vedono? I muretti come li faremmo noi oggi, con dei blocchi piccolini squadrati con la malta in mezzo. Ma scusate un attimo, io più vado in basso e più dovrei trovare le cose vecchie e più dovrei trovare la tecnologia rudimentale. Siete d'accordo? Qua invece si vede un'inversione tecnologica. Sembra quasi che qualcuno fosse in grado di fare delle meraviglie con la roccia più dura che noi oggi non sappiamo fare. A un certo punto si è dimenticato e ha cominciato a farle in maniera sgrezza e bruttissima. Torna o non torna con l'amnesia? E allora l'hanno fatta gli Inca quel muro che sta lì sotto o forse l'hanno fatta quelli che c'erano prima di noi? Torna? Honoré de Balzac l'ha detto molto bene, non per caso era un grande scrittore, l'ha sintetizzato molto bene. Questa è quella che io chiamo l'inversione tecnologica, che trovate in tutto il pianeta, basta guardarla. Guardate qua, ve ne faccio vedere un altro paio. Qui siamo al Tempio Inca di Viracocha. E queste sono le fotografie originali di Poznanski, che studiò per 50 anni queste cose, quindi era uno scienziato. L'ha studiato per 50 anni, se non la capite lui. Queste sono le foto moderne, la vedete anche qua l'inversione temporale? La parte in basso sono muri poligonali, la parte sopra sono mattoni di fango essiccato al sole, poggiati uno sopra l'altro. Guardate come si vede bene. Abbiamo perso la tecnologia che ci avevamo. E lo si vede ovunque. Poi si trovano questi pezzi che tu dici, e questo che è? Non lo sappiamo che cos'è. Bisognerebbe provare a domandarsi. Qua non mi ricordo se siamo, credo che siamo ancora a Cuzco. Premi perché sennò... Ora, qual è la logica quando uno vede questa cosa qua? Qual è il muro che hanno fatto prima? Tenete conto che è un terrapieno e regge la terra che sta dietro. Quindi hanno fatto prima il muro poligonale e dopo ci hanno fatto sopra quel muraccio fatto malissimo con le pietre così. O è qualcheduno folle che c'era un muraccio così e ci ha fatto dietro il muro poligonale. È evidente che viene prima quello tecnologicamente avanzato e dopo quell'altro, no? È da tutte le parti. Tra l'altro Poznanski, che era uno scienziato e guardava le evidenze, lo dice, guarda, si vedono tre differenti stili costruttivi. Sono andato a Malta, questa cosa qua, per esempio, a Gigantia è di un'evidenza spaventosa. Tutta la parte in basso è megalitica, tutta la parte sopra l'hanno fatta i muratori maltesi. Sulla scelta di Geoponimeri, che pensi? Che non spiega assolutamente la cosa e te lo faccio vedere adesso. Qui siamo a Machu Picchu, stessa cosa. Sotto c'è il muro e sopra c'è quell'altro. Qua siamo nel posto più fantastico che c'è sulla faccia del pianeta, con le testimonianze della tecnologia irraggiungibile e più avanzata che questa civiltà ci aveva. Il Serapeum di Saqqara in Egitto, che è una serie di gallerie con delle alcove scavate nella roccia della piana di Giza, e all'interno di queste gallerie ci sono questi mostri,
che oggi pesano un centinaio di tonnellate perché sono stati scavati all'interno, ma l'hanno scavati sul luogo, e questo lo sappiamo perché ne abbiamo trovati qualcuno in fase di scavo, di svuotamento, e quindi quando erano pieni probabilmente erano 300-400 tonnellate. Sappiamo anche da dove arrivano. Arrivano da una zona montuosa e desertica lungo il Mar Rosso. Cioè, montuosa e desertica vuol dire che affondi nella sabbia e sali e scendi da delle, diciamo, montagne rocciose, senza vie fluviali, senza nulla. Le cave erano lì. Quindi qualcuno già ha portato a Saqqara, in Egitto, dei blocchi da 400 tonnellate lì. E non si sa come, non si sa neanche come l'hanno estratti, perché è tutta roba di granito e di diorite, quindi è una robina che noi oggi non ce la facciamo. A qualcuno è stato chiesto di rifarlo oggi, ha detto: noi non siamo in grado di fare quella cosa lì in un blocco unico, te lo facciamo in tanti pezzi e poi te lo saldiamo insieme con delle colle o con degli spuntoni, un blocco unico non lo sappiamo fare. Perché hanno detto che non lo sanno fare? Perché questo è l'interno. L'interno è talmente levigato bene che riflette proprio l'immagine, quindi è uno specchio. Ma quello, tu dici, Zahwi Hawass ci insegna che con l'olio di gomito si ottengono queste meraviglie qua. Il problema non è tanto la levigatura, è un problema la levigatura, ve lo garantisco. Parlate con un marmista e ve lo garantisce lui, ok? Ma il problema non è quello, il problema sono gli angoli retti e il fatto che quella roba sono tutte complanare, al punto che quando c'è sopra il coso è quasi a tenuta stagna, è di una planarità per cui con una squadretta e una luce laser dietro non filtra la luce laser dalla squadretta. Ortogonale, planare, complanare, parallelo, cioè queste cose qua, anche ammesso che tu lo sai scavare, devi avere degli strumenti di misurazione digitali che noi oggi abbiamo per riuscire a ottenere quella precisione. Non è una roba che la fai così. Queste sono prove, stanno lì, stanno a Saqqara. Dove stanno? I tori è quello che c'è scritto su quel libro di storia accademica. Queste erano le tombe dei tori sacri api, secondo gli egittologi. E se voi dite che non è così, non capite una cippa di niente. Guardate, questo è col coperchio sopra. Potrei parlarvi per ore di queste cose. Anche quello spigolo ha una leggera arrotondamento, perché qualunque lama che tu usi per tagliare, cioè la larghezza della lama lascia un punto arrotondato, non so se mi sono capito. Misurata quella roba lì sono 4 mm, quindi vuol dire che la lama era necessariamente più piccola di 4 mm. Ora, non esiste un materiale sulla faccia del pianeta più sottile di 4 mm che è in grado di tagliare, ma di tagliare sgrezzamente un pezzo di granito. E qui non l'ha tagliato sgrezzamente, qui ha fatto degli angoli retti in tre dimensioni. Mi spiegate come lo fate con una lama? E quindi come hanno fatto? Con il laser. Con il laser? No, non c'è nessuna traccia di laser, non c'è nessuna traccia di mole diamantate, non c'è nessuna traccia di qualunque tecnologia che comunque non riuscirebbe a farlo, di cui noi disponiamo oggi. Fra l'altro c'è anche un altro problemino, che è quello che dicevamo prima. Oltre a trasportarle fino in zona, come cacchio l'hanno trasportate lì sotto? Vedete che qua ne hanno mollato qualcuno in questi corridoi di Saqqara e l'hanno mollato lì in mezzo. Quindi uno ti dice, ma lì c'avevano gli schiavi. Sì, a parte che gli schiavi non c'erano in Egitto. Ma per sollevare una robina da 200 tonnellate, fatevi due conti. Cioè mettete anche che un uomo ne solleva 60-70 kg con una bella presa. Calcolate quanti uomini ci vogliono e poi me le infilate in questo corridoio qua, tutti con una presa sotto che lo tirano su e lo spostano al buio, perché non c'è nessuna traccia di illuminazione lì dentro, da torce o da cose. Vabbè, l'illuminazione che intendiamo noi, molto probabilmente c'era un altro film. Illuminazione che intende il famoso libro di storia di cui parlavo prima. Poca profondità. Cioè non è possibile che hanno cavato i pozzi? No, non ci sono i pozzi.
non ci sono, non è che c'è la volta fatta di mattoni, eccetera, è scavato sottoterra, quindi sono entrati dal corridoio, hanno fatto tutti i giretti, non lo so, sarà 3-4 metri, non è tanto profondo. Fra l'altro nelle alcove... Sì. Fra l'altro nelle alcove dove sono? Le alcove non sono neanche, che sono tutte delle stanze lungo questi corridoi, non l'hanno mollati lì nella stanza, nella stanza hanno scavato un metro e passa in profondità, si vedeva, e l'hanno posati giù lì. In alcuni punti sono talmente lunghi che non riuscirebbero a fare proprio la manovra di parcheggio, quindi vuol dire che il modello proprio armadietto dell'IKEA, qualcuno l'ha messo in piedi, l'ha fatto girare e poi l'ha posato giù. Quando ci è arrivato Mariette per la prima volta lì dentro, all'inizio del 1900, avevano tutti i coperchi spostati tranne uno che era chiuso. E siccome ci voleva guardare dentro, non ha spostato il coperchio. E quello era un archeologo. Ora, per tanto che disgraziato potesse essere, se è un archeologo, prima di distruggere tutto, se lo puoi spostare, lo sposti. Torna alla mia logica. Sapete come l'ha aperto? Con la dinamite. L'ha fatto saltare in tanti pezzi. Perché neanche noi riusciamo a spostarli. Qui siamo a Baalbek, in Libano. A Baalbek c'è, sulla cima di una montagna, la piattaforma di Baalbek, che ha delle pietre, tipo il Triliton, che pesano 900 tonnellate. Sono state alzate a 6-7 metri d'altezza a formare questa piattaforma incredibile su una cima di un monte che nessuno sa cosa sia e che si perde nella notte dei tempi. Ma la cosa bella è che quando nella cava, a qualche centinaio di metri di distanza, c'era quella pietra là lunghissima che pesa 1100 tonnellate, un'equipe di ricercatori tedeschi ha cominciato a scavarci intorno, ne ha trovate delle altre già tagliate che non sono mai state spostate, che pesano 1600 tonnellate. 1600 tonnellate. Ora, tanto per spiegarvi, la nostra tecnologia per il trasporto è questa. Perché qualcuno mi dice, ma nelle case sei mai stata a Massa Carrara? Dico, sì. Ed è proprio per quello che ti dico che noi quelle cose lì non le sappiamo spostare. Questi blocchi qua potranno essere 80-100 tonnellate. Questa è la nostra tecnologia, vedete, per spostare queste cose. Quegli affari sono da 1600 tonnellate. In un buco sotto la piattaforma di Giza o in cima a una montagna del Libano, fra l'altro arida e deserta, considerata luogo sacro da tutte le civiltà a noi note. Il più grande tempio di Zeus, i romani, sapete dove l'hanno fatto? A Baalbek. Il più grande tempio di Giove, i greci, dove l'hanno fatto? A Baalbek. I cristiani maroniti, dove hanno fatto le loro, diciamo, luoghi di culto, eccetera? A Baalbek. I musulmani, il tetto che c'è sulla moschea della spianata di Gerusalemme, arriva da Baalbek. È stato spostato da un sultano qualche secolo fa da Baalbek. Baalbek è il luogo sacro di tutte le culture di tutto il pianeta. Gli imperatori romani viaggiavano 2 mesi per andare a Baalbek. Che cazzo andavano a fare a Baalbek? Bene, come le hanno fatte queste cose? E adesso viene il bello. Qui siamo a Pisac, in Perù. Ma vedete questo muro poligonale smontato? Quindi gli hanno tolto alcuni corsi che c'erano sopra. Vedete qualcosa di strano? Dai che lo vedete. Guardate qua. Cosa vedete qua? Le vedete? Il segno della pietra che c'era sopra. È un po' come quando togli un mattone e si vede nel cemento che lo separa dalla fila di sotto lo stampo di quel mattone. Ma peccato che queste sono dioriti, andesiti. Si vede lo stampo della pietra che c'era sopra. Stessa cosa per esempio la cima della piramide, la grande piramide, uguale identico. Adesso rispondo alla domanda sui geopolimeri. Qui siamo a Cuzco, a Cuenco, sempre in Perù. Allora, questo che vedete è chiaramente una protuberanza rocciosa che esce dalla piattaforma continentale, un pezzo di roccia della montagna. Quindi siete d'accordo con me che non l'hanno fatta col cemento qualcheduno? Ok? Questo è un muro poligonale che è stato smontato. Guardate qui. Dove toccava, dove si appoggiavano gli altri due corsi, si appoggiavano in quella piattaforma. Guardate cosa si vede. Opla! Gli stampi. Per quello che i geopolimeri, io non sto dicendo che le ricerche di Davidovits sono sbagliate, non ho detto quello. Ho detto che ci sta benissimo che i blocchi calcarei della piramide possano essere stati fatti con quello, ma
ti posso garantire che i geopolimeri non spiegano tutto il resto che si vede in giro da tutte le parti. Per cui quando si fa di tutta un'erba un fascio, ah sì, ma i geopolimeri Davidovits, no. Semplicemente no, perché ci sono delle montagne sagomate, quindi almeno che non mi viene a dire che qualcuno si è messo lì modello Disney e ha ricreato con la cazzuola, il cemento e la montagna, che mi sembra abbastanza evidente, poco probabile, non è spiegabile così. Ma poi ce ne sono altre di evidenze, quindi vedete bene, sembra quasi che avessero la capacità di rendere morbida la dura roccia. Che ve lo dice un accademico? Perché dobbiamo essere così terrorizzati da una cosa del genere? Per un solo motivo, perché noi non lo sappiamo fare, ci crediamo la più grande civiltà apparsa sulla faccia di questo pianeta. Che è un po' come se noi andassimo con un sacchetto di lital-cemento in spalla da una tribù dell'Amazzonia che non ha mai incontrato nessuno, gli facciamo mettere le mani nella polvere dei lital-cementi e poi gli diciamo porta un po' una brocca d'acqua e la trasformiamo in un blocco di roccia. Questi qua ci guardano, come a dire, e allora qual è il problema? Abbiamo imparato a fare il procedimento in una direzione e questi qua lo sapevano fare nell'altra, ma perché deve essere una roba così devastante quando c'è un'evidenza inconfutabile che così è andata? Guardate questa, qua siamo a Giza, questo è granito rosa di Aswan. Queste sono le caratature che Zawi Awasi vuol far credere facevano con il rame, l'olio di gomito e la sabbia quarzifera. A parte che è abbastanza ridicola questa cosa. Ma questa ha una particolarità di questa carotatura, che è curva. Lo vedete, è stata spaccata a metà il blocco di roccia. Curva questa cosa. Sembra il risultato di un lombrico che ha brucato dentro un blocco di granito rosa di Aswan, una delle pietre più dure che ci siano. Altra dimostrazione che non... sappiamo le cave da cui arrivavano, quindi non è un geopolimero, ci sono le cave da cui le hanno estratti questi blocchi, per cui sono stati scavati dalla roccia, non diciamo creati come un cemento. Sapete cosa mi viene in mente quando vedo questa cosa? Mi viene in mente lo Shamir, che c'è scritto nei Midrash ebraici. I Midrash sono dei testi a corollario della Torah ebraica, dove si parla del bruco divino, del dito divino, di questo strumento, lo Shamir, che era in grado di penetrare e forare qualunque materiale, anche la roccia più dura. Quello che Salomone mandò a prendere alle pendici delle Andi per costruire il suo tempio, lo Shamir, il bruco divino. Infatti è spesso rappresentato come un bruco. Era un qualche cosa, uno strumento tecnologico, anche descritto, per esempio descrivono che veniva riposato in una cassetta di piombo avvolto di paglia. Eh? Bello, eh? Questo è il grande obelisco che sta a, sempre in Egitto, quello scavato ma mai tirato su. Credo siano 380 tonnellate, qualcosa del genere. Perché ve lo metto? Perché ci dà un'idea di come scavavano queste cose. Vedete come lo scavavano? Non è che lo tagliavano o con lo scalpello. Sapete cosa mi viene in mente a me quando vedo queste cose? E si vedono da tutte le parti. Guardate cosa mi viene in mente. Guardate che è stupido, ma è la spiegazione più logica. Quelle sono cucchiaiate. Se tu avessi la possibilità di rammollire per un momento con un fascio energetico, che cavolo ne so, io non ho la risposta, io parto da quello che vedo. Se avessi la risposta ci avrei già un'industria mondiale che ha il monopolio della lavorazione delle rocce dure. Non ce l'ho, è evidente la risposta. Non ce l'ho. E non ho nessun problema a dirlo che non ce l'ho. A me viene in mente tanto questa cosa. Come facevano? C'ho qualche idea però, non ho una risposta, ma qualche idea ce l'ho e la sintetizzo qui. Ne parlerò a Torino il 19 perché farò un seminario di 5 ore solo sulla tecnologia degli dèi. Secondo me avevano la capacità, non tanto tecnologica, ma la fisica che conoscevano erano diversa dalla nostra ed erano in grado di interagire con la struttura della materia. Interagire pesantemente con la struttura atomica della materia. Guardate queste. Questi sono blocchi di diorite nera fusi dentro al granito rosa di Aswan. Non ci sono in geologia quelle cose lì. Non ci sono. Guardate, qua siamo in Sud America. Cioè, anche a voi sembra che questa qua è una pietra messa nel cemento quando era liquido?
guardate questa, qua siamo sulla piana di Giza. Questa è un coperchio di un sarcofago esposto, buttato lì, neanche messo in un museo, che ha un buco, che già uno bisognerebbe capire che hanno fatto sto buco. Ma la cosa interessante non è quel buco, è quando guardi a fianco a quel buco, che vedi questo, lo vedete anche voi? È tappato, ma non è tappato con la malta, è tappato con lo stesso granito. Cioè questo, il carpentiere, ha fatto il buco, porco cane, ho rovinato la lastra, adesso mi fanno un tombino così, e l'ha tappato. Eh? Sì, ma poi come lo tappi il buco quando l'hai fatto? Con lo stesso materiale? Io non so, voi magari, io non sono esperto, ma a me che non mi risulta che si possa fare. Quindi, qualcuno ha detto si faceva col calore. No, io vi sto dando tanti indizi, però non ho la risposta. Non c'entra il calore. Perché? Qui siamo a Gunung Padang. Sapete questa? È la zampa di un animale. Dubito che quell'animale fosse così imbecille da mettere una zampa su un blocco di lava e da lasciarci uno stampo così nitido. Quindi era un qualcosa che agiva a freddo, la butto lì. Quindi mi fa sempre più sospettare che si tratti di una fisica che noi ancora non conosciamo. Ebbene, perché noi conosciamo tutto della fisica? Siamo ancora qua che la prima domanda, quando parli di fisica, dici quanto è grosso? Perché se è grosso macroscopico usiamo la fisica di Newton, se è grosso subatomico usiamo la fisica quantistica, se sta in mezzo nessuna delle due funziona. Sì, arrivo alla conclusione. Qui è il serape, una saccara. Come facevano a levigare a specchio queste cose? Qui, tra il coperchio e la base, si vede dei punti dove è levigato e dei punti no, e sembrano delle colature. Sembrano proprio delle colature, le vedete? Quindi o era una forma chimica liquida o energetica, che esponeva energeticamente la parte superiore e trasformava la materia, per esempio rilassandola, rendendola più soft. Non lo so, ripeto. E questa cosa qua si è propagata un po' in mezzo alla fessura tra il coperchio e il tutto. Quindi il messaggio è che se si volesse, qualche passo in avanti si fa, ma non si vuole fare. Quella fisica che loro usavano era una fisica vibrazionale, che non c'entra nulla con la nostra fisica, ed è scritto da tutte le parti. Nel ritmo della musica un segreto è nascosto. Se lo divulgassimo, gireremmo sotto sopra il mondo. Questo è un mistico persiano. La geometria delle forme è musica solidificata, Pitagora. Quindi le vibrazioni creano la materia, lo diceva anche uno che si chiamava Giordano Bruno e per quello l'hanno bruciato vivo. Alla fine c'è scritto di nuovo in un libro che avete a casa questa cosa, che è di nuovo la Bibbia. È l'unico passaggio dove secondo me la Bibbia, qui lo dico, qui lo nego, parla di Dio. Perché dice che in principio era il verbo, quindi la parola, quindi il suono, quindi la vibrazione. Lasciamo stare il fononone, vi prego. Il fonone, lasciatelo stare, vibrazione vuol dire. E il verbo era presso Dio, ma ancora più importante, e il verbo era Dio. Quindi c'è scritto chi era Dio e c'è scritto come funziona l'universo. È un universo vibrazionale. Non posso farvi vedere altro, però posso finire con un passaggio che secondo me è molto importante. Questa era la parte degli dei volanti, ma la saltiamo un attimo. Sappiate che sapevano volare. Due cose ancora vi dico. Da dove arrivava questa civiltà? Qualche ideina potrebbe anche venire. Questo è un sigillo sumero che sta a Berlino. C'ha una roba strana sto sigillo sumero, che è questa roba qua, che qualunque bambino dell'elementare vi direbbe che è un sistema solare. Magari non il nostro, ma è un sistema solare. Che è una robina già da, non da poco, perché fino a Giordano Bruno e compagnia li bruciavano vivi se gli dicevano che non c'era la Terra al centro del sistema solare e c'era il Sole, eravamo noi a girare e non noi a stare fermi. Questi lo sapevano già 5.000 anni fa.
Fra l'altro, quando hanno provato a mapparlo, è saltato fuori che torna con le dimensioni e le posizioni orbitali di tutti i pianeti, meno uno. Un pianeta in più, che noi non vediamo e che potrebbe anche esserci. All'Hermitage, fantastico, a San Pietroburgo, io ci sono stato, adesso è un po' più difficile, è un museo fantastico, c'è questo altro sigillo sumero che fa vedere, innanzitutto una roba strana, e fa vedere due divinità sumere che sembrano comunicare a distanza. Lascio perdere cos'è sta roba qua in mezzo, perché sennò vengo accusato di UFO complottismo, e non mi interessa, ma la cosa importante sono questi 7 pallini e questi 6 petali, perché per i sumeri 6 era il numero assegnato a Marte e 7 era il numero assegnato alla Terra. Proviamo a usare la logica. Questo è il sistema solare. Allora, se voi doveste contare, siete un sumero e doveste contare i pianeti, da dove partite? Io partirei dalla roba più grossa che vedo in cielo, dal Sole. Poi ne vedo 3 o 4 di pianeti, perché già vi voglio vedere a vedere Mercurio, eh? Voglio vedere tutti, adesso usciamo e mi fate vedere Mercurio. Però diciamo che si vede. Allora, 1, 2, 3, 4, Marte è il 4, la Terra è il terzo. Non il sesto e il settimo. Come mai? Proviamo a contare di là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 è Marte e 7 è la Terra. Oh, però, ma chi è che può contare partendo dall'esterno invece che dalla palla che vediamo sul cielo? Eh? Da dove arriva lei? Da dove arriva? Dove abita? Abita ad Anunnaki? Dove abita lei? Niente, non me lo dicono dove abita. Se io ti chiedo da dove arrivi, da Roma, non è che parti, dici qui, da Torre del Greco prendi la rotonda a sinistra, eccetera, poi la Salorno, Reggio Calabria, eccetera, e poi arrivi a Roma. No, mica, parti a descrivermi da Roma. E quindi questi arrivavano da fuori. Ti sei fatto una gran bella domanda, bravo. Chiedi alla professoressa di storia. Guardate questo che bello, questi sono i Kayapo dell'Amazzonia. Dai, fatemelo finire perché questo non l'ho mai fatto vedere. I Kayapo celebrano ogni anno l'arrivo di Bep Cororopi, che portò la civiltà e le conoscenze. Il culto è antichissimo, documentato nel 1884. Non eravamo andati nello spazio nel 1884. C'era andato Giulio Verne, magari con la fantasia, non lo so. Significa colui che viene dal cosmo o il guerriero dell'universo. Sti amazzoni, interessanti. Arrivò a bordo di una macchina volante. Ah, c'è una fantasia questi qua, incredibile. Cop era la sua arma del tuono. Bep Cororopi era di pelle chiara, una roba che è insistente nei miti. Ora vi faccio vedere una foto d'epoca di questo culto di Bep Cororopi. Ora ve lo faccio vedere una foto più recente, così lo rappresentano. Assomiglia a qualcheduno. È identico. Guardate che sono veramente forti. Poi quando uno vede queste rappresentazioni nelle grotte di tutto il mondo dice, la supercazzola, la cosa a destra, a sinistra, cioè queste spiegazioni alla Ugo Tognazzi di cose. Che spiegazione alla Ugo Tognazzi? Queste qua, secondo me, c'è poco da spiegare. Valcamonica, guardate. C'è poco da spiegare. C'è molto poco da spiegare. Chi erano questi signori qua? La Terra deve il suo nome. La Terra viene sempre chiamata Earth, Erd, Erdu. In tutte le lingue c'è un qualcosa che inizia con E, R, eccetera. La radice è quella. L'unica in cui non c'è è l'italiano, dove la chiamiamo Terra. Deriva da Eridu, che era la prima città Anunnaki fondata in Mesopotamia. Eridu vuol dire casa lontano da casa. Quindi chi ha fondato Eridu, gli Anunnaki, quando sono arrivati in Mesopotamia, l'hanno chiamata casa lontano da casa. E hanno dato quel nome al nostro pianeta. Quindi il nostro pianeta vuol dire casa lontano da casa. Beh, dovete ammettere che è una caratteristica interessante. Chiamare casa lontana da casa, prima o poi io posso chiamare Torre del Greco la mia casa lontana da casa, che è Torino, ma se chiamo la Terra la casa lontano da casa, la mia casa dove sta? Non sulla Terra.
Nella versione ebraica della Bibbia c'è scritto a Adam, a identificare l'Adamo, non Adamo, quindi il genere, non un nome proprio. Come un nome comune una specie di razza. Adamo deriva da Adama, che indica il suolo terrestre, per cui possiamo tradurre chiaramente l'Adamo con il terrestre. Se uno ti chiama, se ti dice che tu, razza, sei i terrestri, il terrestre, significa che lui non lo è. Perché se io per distinguerti ti dico che tu sei di pelle chiara, è che probabilmente io non sono di pelle chiara. Quindi, insomma, sembrerebbe abbastanza puntare in quella direzione. Finisco con l'ultima delle cose, ed è l'ultimo minuto, ed è il primo capitolo di Prima di noi. Qualcosa non torna anche nella nostra evoluzione e nella nostra genealogia. Non si capisce da dove siamo venuti fuori. Perché in teoria l'evoluzione ha funzionato fino a un certo punto, e poi di punto in bianco è andato tutto a ramengo, non torna più nulla ed è uscito fuori quel genio che chiamiamo Homo sapiens. Che è successo lì in mezzo? Guardate, invece di citarvi la moderna genetica, vi dico quello che diceva uno dei due padri della teoria dell'evoluzione della specie, che non era Darwin, ma era Russell Wallace. Sono entrambi coautori. È diventato famoso Darwin, ma l'altro ha scritto esattamente, tant'è vero che sono stati premiati insieme. Ma avevano due visioni fondamentalmente differenti. Secondo Darwin era un'evoluzione graduale, secondo il gradualismo filetico, un pezzetto per volta sviluppavi tutte le caratteristiche, peccato che non abbiamo evidenza di questo per il sapien. Wallace, 11 anni dopo che scrisse la teoria dell'evoluzione naturale, disse, ragazzi, fondamentalmente mi sono sbagliato, e diventò un creazionista. E vi lascio con le sue parole. Scrisse un articolo nel 1870, I limiti della selezione naturale applicati all'uomo, dove diceva queste cose. Casi come questi, quindi menzionava le caratteristiche inspiegabili del sapiens, proverebbero che non la selezione naturale, bensì qualche altra legge o qualche altra forza è stata all'opera. E fino lì l'ha toccata piano, ma non era uno che la mandava a dire, Russell Wallace. Perché ha cominciato a dire che un qualche altro potere, e siccome potere e volere, nel momento in cui dici potere, stai dicendo qualcuno, non più una forza della natura. Infatti, diverso dalla selezione naturale, è stato coinvolto nella realizzazione dell'uomo. Quindi Wallace è diventato creazionista, non nel senso divino o religioso, nel senso scientifico, ma sta dicendo siamo stati realizzati. Capite perché non si studia a scuola Russell Wallace e si studia Darwin? Perché se al ragazzetto quello è, ah professore, gli fa il tombino non solo la professoressa di storia, ma pure quella di scienze, dice, realizzazione. Che vuol dire realizzazione? È andato più avanti e ha detto, dobbiamo ammettere la possibilità che se non siamo le massime intelligenze dell'universo, e queste parole non sono buttate a caso, cioè la sta già mettendo giù sull'universo, quindi sta dicendo allarghiamo la nostra visuale al di fuori del pianeta Terra, qualche intelligenza superiore attraverso meccanismi più sofisticati di quelli a cui siamo abituati, sta dicendo io non lo so come, ma l'evidenza che mi viene è quella. Potrebbe aver diretto il processo grazie al quale si è sviluppata la stirpe umana. Steve Kaiser, Russell Wallace. Qualcuno dice si sta riferendo a Dio, è Dio l'intelligenza superiore. No, pagina successiva, perché Russell Wallace non le mandava a dire, ed è l'ultima, Salvatore, abbiamo finito. Le grandi leggi che governano l'universo materiale sono state insufficienti per produrre l'uomo, a meno che noi non consideriamo l'attività di controllo svolta da tali intelligenze superiori come parte integrante di quelle stesse leggi. Sta dicendo, a meno che non allarghiamo la nostra visuale e consideriamo le leggi del creato non solo sulla Terra, ma sull'universo, e queste leggi hanno creato un'altra intelligenza che a sua volta ha creato noi. È un po' come noi che creiamo il cane col pelo lungo e miniaturizzato. Non siamo Dio. Ma volendo, quello è ancora un prodotto dell'evoluzione naturale, perché l'abbiamo fatto noi che siamo prodotto di quell'evoluzione. Quindi sta facendo questo ragionamento, ma lo sta espandendo.
l'attività dell'organismo come parte integrante di quelle stesse leggi, esattamente come l'azione di tutti gli organismi che vivono intorno a un essere vivente non è che uno dei fattori coinvolti nel suo sviluppo organico. Non sta parlando di Dio, organismi, sviluppo organico, materia, sta parlando di qualcuno che ci ha creato e ci ha fatto, che è l'evidenza che emerge giorno sempre più nelle nostre cose. Quindi, chi è che ci ha fatto? Sono stati loro. E questa è la copertina del mio primo libro, che penso che chiuda bene il tutto. Più veloce non ce la facevo. Più veloce non ce l'avrei fatta, però. Io ringrazio Max Caranzano per l'interessantissimo viaggio che ci ha fatti fare. Siamo esterrefatti, suggestionati, ma siamo al tempo stesso affascinati. E ce ne andiamo sicuramente arricchiti per aver letto una pagina di storia declinandola in un modo diverso e alternativo da quello consueto, ma sicuramente arricchiti con tanti tanti spunti, perché poi è stato ognuno di noi elaborare, riflettere e approfondire. D'altronde vuole essere questo lo scopo del nostro programma, che da 3 anni, della nostra rubrica, che da 3 anni conduciamo, cioè quella di poter dare legittimità e di poter dare piena voce anche a chi riflette al di fuori degli schemi, al di là del recinto, oltre il confine, per guardare oltre la storia. Abbiamo quest'ultimo quarto d'ora, perché alle 9 ci è stato detto che dobbiamo lasciare i locali dell'aula consiliare. Se c'è qualche domanda da sottoporre al nostro autore, restiamo ancora a disposizione. Diversamente, per l'uscita, comunico, c'è la signora lì che già si prenota, c'è la signora Pina che si prenota, diversamente per l'uscita comunico che bisogna scendere con le scale alla vostra destra, non dal portone d'accesso, ma da queste altre scale che conducono direttamente qui. C'è la signora e il signore. Avete il microfono a disposizione, prego, vi ricordo una domanda. Allora, io volevo soltanto dire all'ingegnere Cantano il motivo per cui tutte queste cose non ci vengono dette. Allora, se ci sono, come abbiamo ben visto, insomma, evidenze, per qualsiasi punto noi giriamo la testa, qualsiasi cosa noi andiamo a vedere, perché solo uno decerebrato può stare davanti a una piramide e capire che siano stati fatti questi monumenti da egiziani, da un popolo con lo scalpellino, no? Che dice buona avanza. Perché ci viene nascosto? Cosa c'è dietro? Perché ci deve essere un progetto? Ad uso del film, come diceva Honoré de Balzac, la butto lì, facciamo un esempio. Beh, insomma, gli ultimi 2000 anni della nostra società da chi sono stati governati? Qual era l'autorità di controllo degli ultimi 2000 anni? La Chiesa, o diciamo Dio, no? Questo Dio onnipotente che ti vede ovunque tu sei e che ti aspetta come giudice supremo alla fine dei tuoi anni, e se ti sei comportato male ti castiga con le fiamme eterne. Cosa vuol dire comportato male? Che non hai seguito le sue loro leggi. È chiaro che a questi signori, se tu gli dici ma guarda che non è andata così, assolutamente non è andata così, gli stai togliendo il terreno da sotto i piedi. Quindi si tratta sempre di un uso del finim a favore del potere di uno o dell'altro. Questo è un esempio che riguarda, diciamo, le religioni monoteistiche, perché non è soltanto, cioè, la religione cattolica è l'ultima di queste religioni che sono arrivate, ma si potrebbe applicare anche ai nostri giorni, si potrebbe applicare a tante cose. Tra l'altro torna anche con la storia, perché questi signori qua, gli Anunnaki, a un certo punto si sono tirati, hanno tirato i remi in barca, quando hanno capito che hanno cominciato a perdere il controllo, no, sull'umanità, hanno cominciato a interporre qualcuno che era la casta sacerdotale, o a mettere dei regnanti divini. E io vi ricordo che ancora oggi qualunque re del pianeta regna in nome di Dio. Ma regna davvero in nome di Dio, ma non di Dio quello che sta su in cima, di Dio quelli che stavano prima nel Tempio a dire te t'ammazzo, tu invece mi fai da schiavo, tu ti devi depilare, tu ti devi far vedere i capelli lunghi perché i capelli lunghi sono molto belli e attraenti. Insomma, tutte queste belle cose che ci hanno raccontato tornano molto bene. Si spiega tutto? No,
quella storia segreta qua, io non ho trovato nulla, mi sono posto delle domande e dalle risposte alle domande ho capito che Honoré de Balzac ha detto la verità. C'è una storia segreta. Quale sia quella storia segreta? Chi lo sa? Per esempio questi signori, questi loro che dico io, dove sono andati? Io a questo volevo arrivare. Io non lo so. C'è qualche disegno dietro, al di là della... Io non lo so dove sono. Perché oggi l'organo di controllo non è più la Chiesa. E chi è l'organo di controllo oggi? È lo strumento, non l'organo. Non bisogna confondere il fucile con il soldato e il soldato col generale e il generale col politico che ha dato ordine al soldato. La catena è molto lunga. Oggi il fucile è la finanza. Prima nascevamo tutti peccatori e oggi nasciamo tutti debitori. Ma il messaggio è sempre lo stesso. Chi c'è in cima a quella piramide? Secondo me ci sono sempre loro. Peter Colosimo. No, credo che in diverse discussioni che abbiamo fatto sia il dovere e la necessità di ricordarlo, perché sì. a me mi ha aperto. Certo, assolutamente, assolutamente sottoscrivo pienamente la cosa. Certo. Mi ha studiato praticamente, quindi quando per la prima volta mi ha spiegato questo famoso anno da chi, anno cielo, chi terra, chi significa spaccare, e ci ha spiegato pure perché i sumeri già sapevano questa storia. Quindi facciamo anche un assolutamente, io credo che chi legga i miei libri vedrà migliaia di riferimenti a Zecharia Sitchin. Io sono un difensore di Zecharia Sitchin. Con questo non vuol dire che tutto quello che ha detto Zecharia Sitchin sia corretto, ma questo è l'approccio scientifico. Onore al merito a un uomo che negli anni 60 e 70 ha avuto il coraggio, senza nessun mezzo, né finanziario né scientifico, non c'era Google, eccetera, di metterci del suo per guardare alla nostra storia da un angolo diverso, scoperchiando letteralmente insieme a altri due o tre personaggi, uno anche italiano, quantomeno italo-americano, Peter Colosimo, un vaso di Pandora che oggi sempre più si rivela essere la vera storia segreta. Quindi onore e merito a Zecharia Sitchin. Io è una condivisione che volevo fare con voi, non è una domanda. Ho avuto la conferma che ci stava qualcosa che non inquadrava a livello di storia umana, quando mi è capitato di sorprendere un prete in sacrestia con il libro di Zecharia Sitchin sotto al braccio. Sono stato, perché io sapevo chi fosse. Gliel'hai fatta una foto. Non sapere chi fosse il tuo. Ti prego. Ti prego, dimmi che gli hai fatto una foto, dimmi. Lui mi ha detto, vedi caro, l'umanità non è tutta delle evidenze che sono ben presenti in questo. Allora, solo questo ti dice. Guarda, faccio solo questo commento. Questa è una mia grande curiosità che non sono mai riuscito a soddisfare. A me piacerebbe avere un colloquio franco con un padre di quelli di campagna, fra virgolette, possibilmente giovane, quindi uno di quelli che ci sta mettendo la passione per aiutare veramente il prossimo, che sono i valori veri del cattolicismo. Tu mi chiedi se sono cattolico, certo che sono cattolico. Il punto è, semmai, chiedimi anche quali sono i valori del cattolicesimo in cui credo, perché poi è lì che si divergono un attimino le strade, no? E mi piacerebbe a questo personaggio, che spero l'abbia letta la Bibbia, perché dovrebbe in teoria saperla leggere, ma nella tua testa, cioè quando tu leggi il libro dell'Apocalisse, che ti è passato per la testa?
Perché devo capire, cioè io devo capire. Non lo so. Questo è un grande punto di domanda che ho, magari un giorno mi capiterà di parlare col personaggio. Io ringrazio ancora Max Caranzano, ringrazio ognuno e ciascuno di voi per essere intervenuti a questo nostro evento, grazie perché è stato un evento veramente interessante e bello. Ci rivediamo in TV, ci rivediamo dall'altra parte, mi raccomando iscriveteci, per quando facciamo le nostre trasmissioni, commentate i nostri autori, rivolgeteci le nostre domande e come possiamo, nel modo in cui possiamo, cercheremo di...